ADI, Associazione per il Disegno Industriale, rappresenta le idee e gli interessi del sistema del design in Italia e nel mondo. Mario, innanzitutto parliamo della presenza di Tecnogym al Salone del Mobile, che ormai da qualche anno, no? Ormai sono diversi anni che siamo parte di questa bellissima serie di avvenimenti, in quanto noi progettiamo lo stile di vita delle persone, il lifestyle, l'interior, tutto quello che è parte della vita delle persone. A telecamere spente si scherzava e si diceva sì, però Tecnogym non è in realtà arredo, e io invece ti ho detto sì, arredo, perché Antonio Citterio e altri che hanno disegnato per voi hanno reso queste macchine appetibili anche da un punto di vista così dell'occhio, no? Lo sono sempre state, però si inseriscono in contesti molto particolari, anzi a volte li determinano. Sì, noi abbiamo esorcizzato questa antica visione dell'attrezzo da fitness da nascondere sotto il letto. Anzi, abbiamo creato questa visione di un equipment che diventa parte del tuo contesto, parte del tuo arredo, parte della tua vita, da esporre e da rendere identitario il tuo living. Senti, è molto importante far parte di un'associazione, non solo perché si entra ovviamente in contatto con tante altre aziende, altre realtà, si combatte una battaglia comune quando c'è da combattere, si raccolgono frutti comuni quando c'è da mietere, no? Successi. Però l'ADI, vabbè, è inutile, come dire, raccontarlo, è dagli anni 50 che promuove la cultura del progetto, no? E lo promuove con premi, con tante manifestazioni. Anche l'ADI si è molto aggiornata. Allora, accenniamo a questa vostra presenza nell'associazione e soprattutto qual è il vostro portato. Noi crediamo molto, abbiamo sempre creduto molto nella cultura del design, nella cultura del progetto, e non c'è niente di meglio che unirsi a questa storia, a questa cultura come l'associazione ADI, per l'identità italiana, l'identità della storia del design. In fondo nasce in Italia questo mondo del design, e Tecnogym ha sempre creduto che partecipare non significa guardare da fuori, ma significa entrare dentro e far parte di queste cose. Tecnogym ha un'immagine molto alta, e anche la sede, no, che è stata progettata da Antonio Citterio & Partners, che ho avuto l'onore di visitare più volte per convegni, in qualche modo racconta di questa realtà, no? Racconta anche l'idea di comunicare attraverso un landmark e attraverso un campus che cosa è l'identità di un'azienda. Cioè, hai detto bene la parola campus, non è un'azienda, ma è un po' il tempio del wellness, dove noi svolgiamo attività con le scuole, con le associazioni. Abbiamo migliaia e migliaia di ospiti ogni mese che partecipano alla vita di ricerca all'interno dell'azienda. Quindi è un laboratorio dove si può vivere l'esperienza del wellness. Senti, che cosa portate a livello di stanza dentro l'ADI, visto che, come dire, ci sono ovviamente dei comparti, no? Ci sono coloro che lavorano nel legno, ci sono coloro che lavorano nel metallo, il vetro, eccetera, eccetera. Voi portate un punto di vista sicuramente energetico, pur essendo appunto in dialogo costante con gli architetti, però, e con i designer. Però ci interessa capire il vostro apporto. Beh, l'apporto è ovviamente partendo dal concetto del design delle imprese, quindi l'integrazione della cultura del design all'interno del tessuto delle imprese e la dinamicità di riuscire a integrare un processo e lavorare con agenzie esterne. Questa cosa ci permette poi di essere veloci, efficaci e in rete con tutte quelle che sono le realtà del territorio. Un'ultima domanda, i premi. Cioè, per tanto tempo addirittura si pensava che i premi non fossero più necessari. ADI ha avuto la forza di portare avanti il compasso d'oro, l'ha reso anche più frequente, no? Rispetto a quello che era il passato, però fondamentalmente c'è una percezione molto alta adesso, cioè vincere il compasso d'oro è ritornato a essere una importante legittimazione al proprio percorso, no? Non tanto la persona, il designer, ma proprio come identità di azienda, di brand, no? Sì, come identità di brand, di positioning del brand, di cultura aziendale, il compasso d'oro riflette questa sincerità e questa cultura che sta nel background del premio. Quindi non è un premio che viene dato a livello di promozione o marketing, ma è un premio che viene dato sulla sostanza della progettualità dell'azienda.
e questo fa parte del nostro know-how, fa parte del nostro valore. Anche perché non è annuale, ma si concorre andando nell'AD Index, poi c'è una giuria internazionale, cioè c'è tanta selezione e soprattutto anche un messaggio territoriale, no? Il fatto che sono le delegazioni territoriali, le autocandidature, quindi è sicuramente una legittimazione importante. Un'ultima battuta su quello che oggi presentate al Salone del Mobile, le novità e soprattutto in che direzione si sta andando, perché c'è stato un periodo del fitness, no, domestico, in cui tutti si erano un po' malati, adesso forse si è un po' più ritornati all'interfaccia, magari anche proprio grazie alle interfacce c'è di nuovo un'attenzione al fisico. Sì, noi adesso stiamo lavorando molto sull'integrazione di ogni momento del tuo stile di vita con il benessere, quindi noi parliamo di benessere a 360 gradi, in qualunque contesto, a casa, nel lavoro, in viaggio, e quindi quello che portiamo noi è un servizio di training digitale, completo, personale, su degli equipment che sono lo stato dell'arte, della biomeccanica, dell'efficienza, dell'efficacia sull'allenamento, quindi sostanzialmente tutto quello che ruota intorno al benessere della persona. Bello, interdisciplinarità, come si diceva una volta, e anche lo studio e la mappatura della vita del quotidiano. Grazie davvero. ADI, Associazione per il Disegno Industriale, rappresenta le idee e gli interessi del sistema del design in Italia e nel mondo.